Il peccato originale nel mondo biblico non esiste, punto. Se voi cercate la parola peccato originale nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non lo troverete mai. È una dicitura tecnica inventata dai teologi. Loro hanno bisogno di diciture sintetiche e l'hanno inventata. Seconda cosa. Nel mondo biblico scopriremo che le cose iniziali prendono senso dalle cose finali e non viceversa. Quello che ci viene narrato di Adamo ed Eva, se noi leggiamo la narrazione, noi non sappiamo che significato possa avere. Ma vengono cacciati dall'Eden, sì, ma non sappiamo che senso ha. Per capire il significato di questo dato, noi dobbiamo andare alla fine, cioè andare al Nuovo Testamento. Leggere ciò che il Nuovo Testamento scrive, allora capiamo il valore di quell'azione iniziale. Questo è una questione di metodo, questo che vi ho spiegato adesso. Non è una questione di spiritualità, è una questione di saper capire. Per poter capire il capitolo terzo del libro della Genesi, noi dobbiamo leggere questo pezzettino della lettera ai Romani, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ci capite qualcosa? Sembra un gioco di parole. Allora diciamo che questa stanza è una stanza blindata. Qui la morte non può entrare. Uno di noi apre la finestra. Questa è un'azione. Attraverso questa finestra entra la morte. Ma nessuno di noi è aggredibile da parte della morte se non quel tizio che ha aperto la finestra, perché lui ha commesso un'azione sbagliata. Noi non abbiamo commesso nessuna azione sbagliata. Quindi avete il virus dell'influenza che gira. Fate conto che chiamiamo morte questo virus, però noi siamo inattaccabili perché a nostra volta siamo corazzati. Se però noi facciamo un peccato, perdiamo la corazza e il virus nel quale noi ci siamo, questa specie di alone svirulento, beh, ovviamente ci ammazza. Mi spiego? Questa è la logica. Fermatevi un momentino. Capite che il peccato originale che ci investe tutti non è un'azione che noi facciamo, è una situazione. Il peccato di Adamo è un'azione, ha aperto la finestra. Ma questa specie di nebbia che è entrata dentro e che chiamiamo morte è una situazione in cui viviamo. Facciamo un caso ipotetico, assurdo, artificiale, non vero. Se una persona riuscisse a mantenersi senza peccato per tutta la vita, non farebbe mai esperienza di morte. Cioè vivrebbe sempre, perché il peccato originale non entrerebbe in lei o in lui. È quello che è successo a Maria Vergine. Invece noi i peccatucci li facciamo, ed è il momento in cui cominciamo a perdere le difese. Questa è la logica di Paolo, sentite. Quindi,
come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Riuscite a seguire la logica di Paolo?